Iniziamo a eliminare anche un po' di escalation piano piano e iniziamo seguendo l'ordine di rilascio delle mappe e partiamo da Leica Facility nel Legacy Pack. E non abbiamo al momento nessuna escalation per quanto riguarda i livelli nuovi, proprio zero su questo piano. E per quanto riguarda il Legacy Pack, le escalation saranno attivate gradualmente. Per farvi un esempio, a Parigi nella Season 1 c'erano qualcosa come 16 escalation, forse anche di più. E ora come ora qui nel Legacy Pack sono attive solamente due, quelli del Cataclysm e The Corki Commotion. Comunque noi iniziamo da Leica Facility. Qua ci stanno le due escalation più semplici di tutto il gioco. Un po' perché sono ambientato su mappe abbastanza semplici, piccole, che sono le mappe del tutorial per l'appunto. E secondariamente non avete il problema di decidere, diciamo, il loadout, perché queste escalation non vi consentono di scegliere gli oggetti da portare in missione. Iniziamo da Einarsson Inception. Vediamo un attimo le condizioni. Abbiamo due target e dobbiamo uccidere una guardia della sicurezza. E questa guardia si trova sul livello più basso della nave ed è circa a metà della nave, più o meno. E deve essere uccisa col kitchen knife e 47 deve essere travestito dal membro della sicurezza. Dopodiché c'è Terry Norfolk, che presumo tutti conoscono abbastanza bene, perché il suo travestimento sono legate alcune sfide di questa mappa dell'Eika Facility. E non è specificato un metodo per ucciderlo, però il travestimento deve essere quello della Yacht Crew. Le complicazioni sono Big Brother, telecamera extra. Se venite ripresi dovete distruggere il sistema di sicurezza entro 2 minuti. Enhanced Enforcers. Sostanzialmente tutte le guardie possono vedere attraverso il travestimento da guardia e anche attraverso tutti i travestimenti della crew. E dopodiché abbiamo Terminus, che mi chiede di completare la missione nel giro di 5 minuti. Benissimo, questo è quanto. Non abbiamo il setup per l'appunto, quindi possiamo iniziare direttamente. Allora, andiamo a recuperare un travestimento che mi consentirà di entrare all'interno della barca. Ce lo facciamo prestare da questo poveraccio. E non è necessario nascondere questo corpo, tanto nessun altro NPC si aggira in questa zona. Questa è la prima telecamera che devo eliminare e la seconda è qui all'ingresso. Bene, non ci sono altre telecamere sulla nostra strada. Questo enforcer non dovrebbe riuscire a vedermi. Non sempre si gira, lo fa piuttosto di rado. Questa volta ha deciso di dare un'occhiata a cosa succede dietro di lui. Monetina per far voltare questo NPC. Recuperiamo il coltello e possiamo tornare al piano inferiore. Adesso l'idea è quella di recuperare un travestimento da guardia. E già che ci siamo, vi faccio anche vedere dove potete disabilitare il sistema di sicurezza. E recuperiamo un oggetto contundente e lo utilizziamo per mettere a nanna questa guardia. Recuperiamo il travestimento, eliminiamo le registrazioni. E siamo pronti per uccidere il primo target. Tanti saluti. Ora mi serve il travestimento per uccidere Terry Norfolk. È nascosto qui. Dobbiamo fare il giro largo per uccidere Terry perché vi ricordo che tutte le guardie possono vedere attraverso il mio travestimento e uscire attraverso l'ingresso principale è pressoché impossibile. Forse con una bomba si può fare un diversivo, ma non ci ho neanche provato. Allora, servono 7 proiettili per far scoppiare la macchina e faremo morire Terry nello scoppio di questo veicolo. Ancora un colpo. Vediamo se è morto solo lui, sì. C'è un NPC lì vicino, a volte può morire anche lui nell'esplosione, ma non questa volta. Veramente molto semplice.
E vediamo il punteggio. Planet Assassin, con uno scarto di 3 minuti e 1 secondo. Perfetto, questo era quello che avevo in programma oggi. Grazie per la vostra visione e ci vediamo prossimamente.